Buonasera a tutti, bentrovati. Grazie a tutti di essere qui e un grazie particolare al professor Francesco Moschini che da anni è disponibile a collaborare a questo nostro programma di Educare le mostre, Educare alla città, che come tutti sapete è una sorta di laboratorio di conoscenze che abbiamo messo in piedi da qualche anno, oramai sono 7 anni, proprio con l'idea di dare agli studenti universitari, ai docenti, a tutto il pubblico in generale, una possibilità di approfondimento di temi che riguardano le collezioni innanzitutto dei musei capitolini, il patrimonio di Roma Capitale e in generale la storia della città. Gli argomenti che vengono trattati sono argomenti vari, proprio perché l'idea è quella di una sorta di laboratorio, di officina dove ognuno può entrare, può seguire anche tutti gli incontri, può seguirne anche soltanto uno, tornare a casa e rielaborare poi questo bagaglio di conoscenze dove gli studenti possono arricchire il loro curriculum, i docenti possono provare in aula le nuove conoscenze interagendo con i ragazzi e al tempo stesso anche tutti i curiosi, tutti gli appassionati possono sapere forse qualche cosa in più, proprio perché ovviamente uno dei punti fondamentali di questo programma è anche, se lo posso dire in questo caso particolare, l'eccellenza dei relatori, cioè la estrema professionalità degli studiosi che ci seguono, che hanno la bontà di collaborare appunto a questo programma. Con Francesco Moschini abbiamo nel tempo esaminato vari aspetti che hanno riguardato l'architettura di Roma, che hanno riguardato la storia degli allestimenti, degli spazi museali nel Novecento, e adesso affronteremo oggi un argomento molto interessante che riguarda questo tema che sta un po' all'attenzione di tutti, che è quello delle mostre. Ma in questo caso si parlerà non tanto di questa fatica, io credo, delle mostre contemporanee, in particolare di arte contemporanea, e delle mostre che tentano di dare una conoscenza più o meno superficiale, più o meno di comunicazione rapida dell'arte, a confronto poi con un apprendimento della storia dell'arte che può essere quello invece che si conduce in tanti luoghi che non sono musealizzati, che non sono mostre, ma che sono le mostre permanenti, che sono nel nostro territorio, come ad esempio le passeggiate di cui parla sempre Tommaso Montanari, all'interno del territorio, per chiese, per situazioni di paesaggio, per testimonianze disseminate appunto sul nostro territorio. Quindi non sarà tanto, credo, la spettacolarità delle mostre che così ha coinvolto in particolare per l'arte contemporanea questo tema a partire dal 2000, ma ci rivolgeremo alla storia del Novecento, guardando questo aspetto delle mostre sotto diversi aspetti. La focalizzazione e la esposizione di movimenti artistici, la proclamazione anche con manifesti in occasione di mostre particolari, e poi una storia di allestimenti, in sostanza un modo particolare di raccontare la storia dell'arte che è emerso diversamente e con punte d'avanguardia nel corso del Novecento. Ringrazio ancora Francesco Moschini e gli cedo la parola. Grazie. Grazie Nicoletta Cardano per questa bella iniziativa, Educare le mostre, Educare la città, che ormai da molti anni vede molti studiosi affiancarla in quest'opera di riscoperta al culto visivo delle cose, diciamo, storiche e contemporanee. E grazie a voi che avete sfidato le intemperie e le avversità climatiche e per essere qua, mi sembra un bel gesto di fiducia nei confronti sia di Nicoletta e del suo lavoro che nei miei confronti. Prima di ripercorrere, sia pur velocemente, perché come mi capita spesso, per una sorta di passione per l'overbooking, ho messo più immagini di quelle che sarebbero servite, però devo dirvi alcune cose, perché come è chiaro, dal titolo onnicomprensivo e totalizzante, Il secolo delle mostre, Novecento, Il secolo delle mostre, bisogna dar conto di alcuni precedenti.
anche se è vero che è nel Novecento che l'esposizione trova, diciamo, un livello così di esplosione capillare mondiale. Però ricordiamoci che la pittura, l'opera d'arte, la pittura, penso alla committenza dell'usuraio padovano Scroveni, siamo all'inizio del 300, quando affida a Giotto la decorazione della cappella, la narrazione deve puntare su alcuni elementi fissi da sempre, almeno dalla pittura paleocristiana, ma dalla pittura pompeiana, che è quello della narrazione secondo un disegno che preveda misura e figura nel racconto, quindi con una sequenzialità sempre molto ritmata e con un ordine sempre rintracciabile e via dicendo. Questo vi ho segnalato la cappella degli Scrovegni, ma fino alle grandi scuole veneziane del Cinquecento, pensate all'ordine e alla misura della scuola di San Rocco di Tintoretto, siamo nella prima metà del Cinquecento, fine della prima metà del Cinquecento, ecco, ma è caratteristico della pittura, sia che sia pittura da fresco, sia che sia pittura su tela o su tavola, di disporsi in un luogo espositivo secondo questo senso della misura e della figura dello spazio. Nel 1471, quando avviene la prima donazione al popolo romano da parte di Sisto IV di alcuni reperti storici della città di Roma, dallo spinario alla cosiddetta zingara, alla lupa capitolina, frammenti della scultura acrotelica costantiniana, ecco, c'è il problema anche lì di dare ordine. Si tratta di sculture di marmo, di bronzo, si tratta di ordinarle in questo senso, creando un rapporto anche con il luogo cui sono destinate. Naturalmente Sisto IV fa, forse probabilmente in senso polemico, questa donazione alla città di Roma, ai senatori della città di Roma, lo fa in senso provocatorio perché in fondo sembra presagire una sorta di sottolineatura di una dimensione pubblica che l'opera d'arte debba avere rispetto a quanto avevano fatto, per esempio, aveva fatto il pontefice Barbo con Palazzo Venezia, con la sua raccolta privata di opere d'arte. Ecco, e nel Cinquecento, se pensate che il cavallo di Marco Aurelio, frutto di un'altra donazione, in questo caso di Paolo III Farnese, che arriva dal Laterano in Campidoglio e su cui lavorerà a partire dal 1538 Michelangelo per la collocazione, rimeditando e ripensando il basamento, che da una dimensione, diciamo, tetragona, come era posto il Laterano, assume una dimensione più aggraziata, disegnato, ostinatamente disegnato, anzi si dice che per il basamento del Marco Aurelio Michelangelo avesse guardato un po' alle grandi rappresentazioni dei cavalieri, dal Pippo Spano di Andrea del Castagno a quello di Paolo Uccello, ai basamenti disegnati sulla parete occidentale di Santa Maria del Fiore a Firenze. Ecco, anche lì Michelangelo si occuperà più riprese fino agli anni 60, lui muore nel 64, della sistemazione urbana del Campidoglio, ma non è solo un problema di sistemazione urbana, è un problema di mettere in rapporto, in colloquio, l'architettura e le sculture, gli elementi, diciamo, di arredo, ma che non sono generico arredo urbano, ma sono anche gli elementi simbolici della città. Il rapporto con l'antico, perché tutte queste donazioni erano cose di antiquaria, il rapporto con l'antico trova una declinazione tutta basata sull'horror vacui, sulla paura di lasciare delle parti afone, delle parti incontaminate, per esempio nel casino di Pio IV di Pirro Ligorio, o se pensate ad alcuni interni romani come Palazzo Caetani o Palazzo Mattei, vi accorgete come l'idea del recupero dei frammenti, che si trattasse di parti di sarcofagi o altri elementi scultori, venivano affogati nella continuità muraria con la volontà di riempire tutto in modo che fosse saturato questa idea della paura del vuoto e trovasse invece piena corrispondenza la dimensione tattile e plastica della parete fatta vibrare, come farà Palladio nella cappella Bernarda, cappella del capitano dopo la battaglia di Lepanto, a celebrare appunto la vittoria di Lepanto.
Nel 600 succede un fatto molto importante, il collezionismo privato delle grandi famiglie, no? Dai Sacchetti ai Panfili, ai Giustiniani, ai Mattei, eccetera, comporta una volontà di predisporre le opere d'arte secondo un tema che è quello della conversazione, vale a dire il sistema che noi lo conosciamo dal punto di vista formale come sistema a quattro righe, ma c'è un elemento in più che è quello di far dialogare tra loro oggetti e cose anche di differente importanza, vale a dire non sono soltanto tutti colori, i committenti non si non chiedono solo a Caravaggio o agli Albani o a Baglione, ma anche cose, diciamo, estravaganti, quelle che troveranno poi spazio in una famosa Wunderkammer al Collegio Romano e che troverà in ambito internazionale alla Corte Arnolfina, Massimiliano d'Asburgo, un'estrinsecazione apicale ed epocale per l'eccellenza di quella collezione in cui si ritrovano da reperti diciamo del mondo che arrivavano dall'Asia, dall'Africa, dal mondo allora conosciuto, contaminati con le sculture, con le pitture, a suscitare questa sorta di idea del luogo del meraviglioso, no? Nel Settecento una maggiore scientificità dà un nuovo ordine a questi materiali che avevamo visto disporsi anche in maniera casuale e anche caotica, dove appunto il tema della conversazione era la volontà di creare sguardi incrociati, dissolvenze tra le opere d'arte, gli oggetti e anche gli oggetti stravaganti. Ma questo della conversazione è anche un tema che ritornerà fino all'Ottocento e fino al Novecento, se pensate al ruolo importante che ha avuto una casa come quella del famoso anglista, famoso per due libri straordinari tra gli altri, La casa della vita e La casa della fama, dove l'idea della contaminazione fra oggetti di diversa e varia importanza trova uno spazio magico in questa esposizione che viene parzialmente ripresa in un famoso film di Luchino Visconti con Bart Lancaster, gruppo di famiglie all'interno, il protagonista in questo caso è tutto dedito alla conversation piece, ma adombra la straordinarietà del collezionismo di questo grande cultore della letteratura francese e della letteratura inglese. Solo nel Settecento, con Papa Benedetto XIV, Clemente XII, Corsini, trova sistematicità nel Palazzo Nuovo del Campidoglio il Museo delle Sculture, e anche qui il tema è quello della riprendere la misura, l'ordine, la figura, in modo che se ne ricostruisca una sorta di riproposta storicità di questi oggetti scultori. Però guardate bene, soltanto la parte scultoria, ci vorrà, diciamo, l'esplosione della pruderia ottocentesca quando viene costituita la Galleria Capitolina, e grazie alla formazione di questa Galleria Capitolina in nome di una ribadita laicità vengono espunte, vengono tolte le opere più scabrose, Guido Reni, i quadri dei Sacchetti, le nudità che non potevano essere affrontate dal pubblico femminile e allocate all'Accademia di allora Pontificia di San Luca, mentre si costituisce con tutto il resto come controcanto del Museo Pio Clementino nel 1828 la Galleria Pinacoteca Capitolina. Ecco, quindi sono tanti momenti di passaggio, ma non incontriamo ancora il tema della mostra, se non in rare occasioni celebrative per feste diciamo dedicate ad alcuni santi, come il giorno di Santi Luca e Martina, in cui nel prono del Pantheon o nella sede allora in Campidoglio dell'Accademia di San Luca, o in altre sedi, quella dei Virtuosi del Pantheon, venivano esposti pochi manufatti delle eccellenze artistiche di quegli anni. Con il 1850 prorompe il fenomeno delle esposizioni merceologiche, il famoso Crystal Palace di Londra, ecco, e è sulla scia di questa nuova volontà di proporre i materiali industriali e non, ma anche quelli artigianali a livello di confronto internazionale che prende avvio anche l'idea dei confronti artistici. Nascono i Salon d'Automne, i Salon de Refusé, e comincia la modernità dell'arte con la propria volontà di esporsi
perché attorno al fenomeno artistico nasce un collezionismo più capillare, un collezionismo che non è frutto di una liberale scelta di pontefici, di casati, di famiglie potenti, ma una capillarità anche borghese, per cui c'è bisogno anche di un tramite, nascono le grandi figure dei mercanti d'arte, ecco. Ma la vera svolta nel campo espositivo, se pensate che sono donne che hanno fatto a Palazzo di Lussemburgo, quindi ancora con l'ordine un po' stantio, una collezione ancora sull'idea della quadreria secondo lo stampo e l'idea della conversazione seicentesca, ci vorrà la svolta del Moselle d'Avignon di Picasso per far capire come all'interno solo dell'opera d'arte ma anche del modo di mostrare l'opera d'arte il fattore tempo, la parte della dimensione einsteiniana, sia centrale nel mettere in condizione il pubblico di fruire appieno delle opere d'arte. Dicevo le Moselle d'Avignon, ma vuol dire le prime mostre che riguardano le correnti, diciamo, movimenti d'avanguardia del Novecento, dal futurismo al dadaismo fino al surrealismo, perché tutto quello che era accaduto prima aveva ancora una sistemazione sillogisticamente predisposta, ma diciamo retrospettivamente fondata sulla permanenza della metodologia classica dell'esporre senza problematicità l'opera. Dicevo che il Moselle d'Avignon nasce questa necessità di capire che rapporto entra l'opera d'arte con lo spazio. Io non vi starò a ripercorrere le diciture, sono abbastanza leggibili, vi faccio la carrellata annunciandovi poche indicazioni, come vedete dalla mostra del Bauerreiter, del Cavaliere Azzurro, c'è ancora uno stadio che riguarda la predisposizione ottocentesca. Nonostante invece sul piano letterario, da Kandinsky a Marco, eccetera, ci sia una proiezione verso il futuro straordinario. Pensate che il 12 è l'anno in cui Kandinsky elabora appunto Linea Superficie, lo spirituale nell'arte, guarda all'ascito culturale di un personaggio anomalo dell'enclave. Rovereto, come Carlo Belli che aveva appena scritto il suo KL, quindi c'è una sorta di proiezione oltre e invece una sorta di mantenimento di una condizione pregressa, precedente nella dimensione espositiva. Così come l'Armory Show di New York, che è il luogo dove per la prima volta espone Duchamp. Duchamp che vedremo poi con la Fontaine, con la ruota di bicicletta, con la bottiglia. Qui, memore delle esperienze futuriste, espone quest'opera, diciamo, sorprendente, con il mito della dinamicità, della velocità, il Nu de son dans l'escalier, ecco, ma è tra i pochi elementi dirompenti all'interno di una di un passatismo, come potete vedere dalle collazioni tra scultura e pittura alle pareti. Ecco, queste elaborazioni tra il 13 e il 17, che trovano un'esposizione solo nel Salon d'Adà del 21, in realtà raccontano un po' quello che è la grande così, rottura del Novecento, dove dice Benjamin, come suggerisce Benjamin, la perdita dell'aura, diciamo, si riottiene, se ne riottiene l'aura attraverso la scelta critica dell'artista che sceglie un oggetto della produzione seriale industriale, non perché sia particolarmente bello o perché sia diverso, ma proprio perché sceglie quell'oggetto in mezzo a milioni di prototipi di quell'oggetto stesso, ma lo defunzionalizza, lo decontestualizza e lo colloca in uno spazio sacro come quello dello spazio espositivo. E naturalmente viene defunzionalizzato come viene defunzionalizzata il pisciatoio, la ruota di bicicletta, con la bottiglia, che non hanno più nulla della loro funzione. In questo, come tutti sapete, Arcangelo l'ha insegnato, c'è in fondo l'estrema propagine di quell'idea hegeliana della morte dell'arte, ma non perché sarebbero scomparsi gli oggetti artistici, ma perché gli oggetti artistici diventavano di per sé oggetti trascurabili, perché
quello che da allora avrebbe dovuto interessare non sarebbe stato più l'esecutività manuale frutto di una formazione artigianale, ma il fatto stesso che l'importanza di quell'oggetto scelto tra i tanti fosse l'oggetto che criticamente era stato scelto dall'artista, dall'autore, e quindi che tutto il valore di quell'oggetto andasse riposto all'interno del percorso mentale che costringeva a fare a ogni fruttore, a ogni spettatore di quell'oggetto. Quindi in qualche modo facendo condividere l'opera dall'artista e dal fruttore stesso, perché come aveva profetizzato Hegel quando avrebbe parlato di questa nascita di questa particolare branca della filosofia, appunto l'estetica, tutto si sarebbe risolto in un oggetto a valenza estetica, ma non estetica dal punto di vista della forma, ma estetica dal punto di vista della riflessione che l'oggetto di per sé permette, essendo una provocazione e una sorta di macchina che ti costringe a riflettere. Di segno opposto, la mostra dedicata alla Neue Sacralität, alla nuova figurazione, dove gli artisti Dix, Groth, Bechstein, in qualche modo cercano di contrapporre agli eccessi di azzardi spiritualisti, anche forse di formazione troppo spirituale, se non religiosa, come era stata la prima partenza di Kandinsky, quando lavorava ancora nella Russia sovietica, una sorta di sottolineatura della cogente difficoltà della modernità, della cogente difficoltà, stante la situazione tedesca di quegli anni, di trovare una sorta di possibilità di riappaesarsi con l'orrore del mondo circostante. Allora, l'esasperazione figurativa di questi autori, in chiave molto spesso caricaturale, in chiave corrosiva, quasi a minare le fondamenta stesse della pittura dal punto di vista della corrosività del linguaggio, ecco, allungano a un percorso tutto particolare per questo gruppo di artisti straordinari. E come contraltare di questa voglia attraverso la figurazione di arrivare a una novità, una modernità della figurazione, una figurazione che mette in crisi i propri fondamenti, invece la sottolineatura, qui lo fa l'Italia con questa famosissima mostra molto recuperata dell'arte italiana alla Royal Academy di Londra, che è una sorta di patto scellerato tra l'intelligenza londinese e Mussolini, per cui il povero Modigliani, che vedete in alto a sinistra nella foto con Leonardo da Vinci con la nave, è costretto, Modigliani, che era stato il deus ex machina di tutti i più grandi messaggi, che era stato una sorta di anticipatore, come padre fondatore della teoria del restauro, quella che troverà sviluppo appieno con Cesare Branti, l'istituto ICR, l'istituto centrale del restauro. Modigliani è stato forse il primo a porsi il problema che l'opera d'arte, il restauro dell'opera, dovesse essere potentemente accompagnato tra il restauratore e lo storico dell'arte. Quindi quando si tratta di restaurare la palla di Castelfranco Veneto di Giorgione, c'è una fotografia autorevolissima che ritrae Pelliccioli con Modigliani, che sembrano assieme lavorare a questa opera straordinaria, delicatissima e da trattare con tutti i crismi dell'attenzione. Ecco, Modigliani è costretto a seguire questo posto, peraltro molto caldeggiata anche da grandi storici dell'arte, molto avversata e molto caldeggiata, che è stata anche un momento di discrimine sulle appartenenze al fascismo o meno di questa grande iniziativa, con la pericolosità di un viaggio in mare perigliosissimo. Comunque, a fronte delle eresie figurative, lo Stato italiano sceglie di proporre questa sorta di immutabilità della figurazione. Quindi ci può essere stata la metafisica, ci può essere stato gli anni straordinari di Ferrara, però viene sottolineata in modo la storicità dai primitivi al 700. La prima quadriennale di Roma del 31, come sapete tutti,
Italia, tra le prime nazioni al mondo, nascono queste iniziative a carattere con cadenze e annualità diversificate, ognuna che debba rispondere però a un proprio progetto teorico. La Biennale di Venezia nasce alla fine dell'Ottocento come Biennale delle Arti, l'Acqua Biennale di Roma nasce nel 31 con l'idea di guardare molto alla cultura italiana, all'elaborazione pittorico-artistiche romana e regionale, un po' sulla scia di quella che era stata l'esposizione del 1911 qua a Roma, ma molto attenta appunto al dibattito italiano, e poi le famose triennali, di cui parlerò in seguito con l'immagine, che sono le tre istituzioni che ancora oggi caratterizzano, diciamo, lo stato dell'arte, l'avanzamento, e che continuano a operare come una sorta di stratigrafia all'interno della ricerca artistica nazionale e internazionale. Dicevo, la quadriennale, in questo caso, risente molto della Pella Lorda, del ritorno all'ordine, non è ancora il Novecento della Sarfatti di area lombarda, ma si sente la compresenza della linea d'apertura d'avanguardia con la linea di rivisitazione dei movimenti fino ottocenteschi. La mostra della rivoluzione fascista, con l'allestimento straordinario, e guardate bene che ho messo a più riprese gli allestimenti del Palazzo delle Esposizioni, perché si vede anche il cambiamento epocale attraverso questa idea diversa della facciata del palazzo. In questo caso si tratta di Alberto Libera, con alcuni progetti che vogliono anche rammemorare le ricerche avanguardistiche, nonostante la terminalità del manifesto, tutto legato allo Zeitgeist, allo spirito del tempo, però in realtà danno conto anche di quello che succede nell'impaginato, nella configurazione dello spazio, perché sembrerebbe da alcuni sali di stare tra il caffè Obet, no? O la Merzbaum di Kurt Ritters, per cui c'è la propensione alla modernità, perché ad Alberto Libera fa questa operazione di ridisegno della facciata, sottolineando il carattere, diciamo, post-futurista della meccanicità, dell'ordine meccanicistico, ma anche della modernità attraverso alcuni progetti come quello del Sacrario di Mantine. Ecco, vi dicevo che avrete lasciato la triennale, che ha un suo particolare connotato. Nasce come Biennale delle Arti Decorative e si svolge per quattro edizioni a Mantova, nel Parco Reale della Villa di Monza, quattro edizioni al Parco Reale a Monza, la quinta edizione, quindi Biennale di Arti Decorative, la quinta edizione invece amplia il proprio spettro, il proprio sguardo, e diventa quinta triennale delle arti e dell'architettura. Acquisisce come sede il Palazzo dell'Arte, appositamente progettato e realizzato da Giovanni Muzio, siamo nel 33. La regia da allora verrà affidata sempre a due o una singola personalità che in qualche modo descendono e caratterizzino l'impronta, ma anche a loro, a queste personalità, è delegata la curiosità di scoprire a livello nazionale e internazionale che cosa si produca al meglio. In questo caso, appunto, la quinta triennale in Milano, la regia è affidata a Sironi, e Sironi opera questa straordinaria collocazione all'interno della settimo Palazzo dell'Arte di Muzio di tutti i grandi murali, ma coinvolgendo da De Chirico a Campigli, e quindi tutta la migliore intelligenza di quegli anni, soprattutto i giovani, in un luogo così connotato dalla cultura del Novecento, assume un valore quasi di controcanto rispetto alle ricerche d'avanguardia che si portava avanti all'interno dell'esposizione, e di cui la torre di Gio Ponti è l'elemento, se volete, seppur tardivo, siamo nel 1933, di una memoria della meccanicità, della dinamicità, del mito della velocità e della macchina di stampo futurista, ma con il ricorso a una leggerezza, a una sorta di volontà
volontà di smaterializzare il senso della costruzione, vale a dire tutto quello che il Palazzo dell'Arte con il novecentismo di Muzio voleva dire in termini di gravitas e di firmitas neo-vituriana. Gioconti, come controcanto, realizza questa leggerissima aerea e quasi che si regge su niente, svettando così, diciamo, in maniera gotica verso l'alto, volendo sottolineare la sua distanza, la sua lontananza appunto dalla massività novecentesca di Giovanni Muzio. La Sesta Triennale di Milano è particolarmente importante. Voi vedete sia i manifesti che i cataloghi. Qui devo spendere due parole in più perché è la mostra, diciamo, però, ascrivibile a Persico e a Pagano, a due architetti soltanto. Abbiamo visto Sironi per la Quinta, in questo caso si tratta di due architetti, però due architetti molto curiosi, due architetti che negli anni 30 in parallelo fondano un diringhere, l'imprenditore, il mercante che aveva soldi, la Galleria del Milione, in cui si confrontano in fondo due anime, una con lo sguardo a livello internazionale che guardava quindi agli eredi della ricerca analitica di Pierre Mondrian, vale a dire gli artisti come Rocco, Radice, Reggiani, la miglior tradizione del razionalismo, diciamo, di pittura, che era membro appunto della tradizione europea, e questo portato avanti da Diringhelli, mentre Persico e Pagano, che erano gli architetti più moderni, portavano avanti una sorta di linea più intimista, affabulatorio, quasi da strapaese. A loro piacevano Tullio Garbani, Usellini, anche Scipione, però diciamo una dimensione più domestica. Se voi avete presente qualche interno di Filippo Usellini, di questi casermoni dell'abitare alto borghese lombardo, dove le persone sono irrituzionamente ridotte troppo piccole, quasi come le figurine pieramechiane sotto i ruderi, a far sentire il peso della grossa, città incombente sulla piccolezza dei protagonisti. Quindi un intimismo che fa da contraltare all'apertura, all'area verso il mondo, verso l'internazionalità di Diringhelli. Quindi Persico e Pagano, legati appunto a questa dimensione quasi domestica dell'arte, mentre Diringhelli guarda a questi artisti che guardano a loro volta alle ricerche più importanti a livello internazionale. Però all'interno della Triennale loro inventano alcune mostre straordinarie e alcuni allestimenti straordinari. Soprattutto inventano, decidono di approfondire il tema del paesaggio italiano, affidando per la prima volta a se stessi la ricognizione dell'abitare nelle campagne italiane, e quindi fanno quella che è la prima sistematica ricognizione dell'abitare popolare dei contadini, quello che era stato fatto negli anni della depressione in America dalla Farm Security Administration. Loro lo fanno negli anni 34-35, per arrivare a portare la Triennale del 36, segnalando nello spazio dispositivo centrale l'abitare senza l'abitare delle persone che abitano senza la griffatura degli architetti. Quindi questo abitare popolare diventa il tema fondativo, ma è anche forse il primo modo di far capire come ci sia una cultura popolare legata appunto a Eugenio Bloci, ma come ci sia una grande creatività in questo abitare senza architetti, ma come ci sia anche necessità di riscoprire il paesaggio ridisegnato attraverso questo rapporto artificio e natura, attraverso l'intervento antropico, attraverso l'intervento dell'uomo. Quindi il paesaggio assume nuovi, diversi e sorprendenti, impreviste bellezze, sorprendenti connotati, impreviste bellezze grazie allo sguardo fotografico. Direi che è la prima volta che viene impostato il tema del nuovo sguardo sul paesaggio, che solo negli anni 80 e 900 verrà ripreso politicamente da Mario Greci, da Luigi Virri, in una mostra memorabile fatta a Bari, dalla provincia di Bari, che si chiamava Paesaggio Italiano, che è stata riproposta due edizioni fa dalla Biennale di Venezia del Padiglione Italia, con questa idea che si ripensasse a un nuovo modo di guardare il paesaggio italiano attraverso la fotografia, che sono tutti quei voli da Basilico appunto a Mario Greci, che ho fatto, e però i prodotti stanno tutti in questa quinta, in sesta triennale del 33.
vi accennano alcuni temi soltanto, perché sono tante le cose da vedere, un'operazione importante per farvi capire come la modernità sia costeggiata. Voi sapete che la Bauhaus, che nasce nel 18 a Weimar e si trasferisce poi a Dessau con la realizzazione dell'edificio dedicato alla scuola del Bauhaus, dove insegnano i più grandi nomi dell'arte di allora, da Hitler a Gropius, a Mustafa van der Rohe, a Schlemmer, ecco, dove si fanno le ricerche più incredibili. Schlemmer, che si occupa di scenografia, in realtà fa studiare giustamente il rapporto tra il movimento e l'evoluzione delle figure, delle persone nello spazio, e inventa quello che poi sarà ripreso da Nascanga, dal metodo Martha Brahma, Nascanga nella danza contemporanea. Ecco, tutto è nato all'interno del Bauhaus, che viene drammaticamente incluso nel 33, la sede di Dessau 33, e addirittura cominciano le corrosive delegittimazioni di tutte le ricerche delle avanguardie storiche, dal Wender Group al Braunreiter, e quindi si realizzano queste mostre un po' da Ligatieri, in cui vengono messe assieme gli orrori attraverso questa idea dell'arte, dell'interprete, dell'arte degenerata, di cui vedete una delle tante tappe a Milano. In Italia nel 37-38 bimillenario Augusteo risponde con un'idea, naturalmente nel tentativo di andare alla scoperta delle proprie radici, secondo il verso del regime, con questa ridefinizione in chiave retorica, centrativa e magnifoente del Palazzo delle Esposizioni. Come contrappasso ci sono le prime sperimentazioni sulla modernità, Peggy Guggenheim, quella che conoscerete tutti attraverso la Fondazione Veneziana, che già dagli anni 40 in America realizza queste mostre un po' da popolare, ma continuiste, ma dove chiede a Nivola di allestire lo spazio. Oggi noi troveremo inconcepibile che i quadri, le opere d'arte, si tratta di tutti gli autori delle John Painting, da Pollock in poi, voglio dire, avremmo trovato un sorprendente, incredibile, circoscrivere all'interno di queste ragnatele, non strutturanti, ma certo che definiscono molto lo spazio. Ecco, ebbene, c'è il coraggio dell'azzardo, perché l'ambiente deve essere in qualche modo segnato dalla diversità della funzione, non deve essere una funzione contemplativa, ma deve essere una funzione critica, messa sollecitazione da questi elementi di disturbo all'interno del percorso espositivo. Il tutto invece trova una serafica, serena e pacifica nuova concretezza negli allestimenti straordinari di Carlo Scarpa, grande architetto autodidatta, che allestisce nel 1956 la mostra dedicata a Mondrian della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Dicevo, vedete l'eleganza, la sobrietà, la unicità che rappresenta la fantasia, tutto essenziale, tutto manda quel poco che serve, quel poco che basta, ma soprattutto è la struttura stessa delle opere che suggerisce i percorsi visivi e non solo quelli visivi. Naturalmente siamo nel 56, usciamo da esperienze che sono state fondamentali in Italia, penso agli allestimenti di Albini in ambito genovese, pensate a Palazzo Bianco, a Palazzo Rosso, pensate al tesoro di San Lorenzo, quindi al ruolo incredibile che hanno avuto proprio nel segnare come si comporta nel rapporto con l'opera d'arte, come si rapporta l'opera rispetto allo spazio. Quindi Scarpa, all'interno di questi pochi maestri che citavo, Albini e Cartella, fa ancora di più, perché si trova negli anni primi anni 50 a risistemare Palazzo Batelis a Palermo, dove ha il problema non marginale di sistemare dal Trionfo della Morte alla Laurana, all'Antonello da Messina, quindi cose veramente di imbarazzo per tutti dal punto di vista di toccare certe cose. Ecco, lui riesce a creare questa magia dello spazio ricorrendo a pochissimi elementarissimi elementi, soprattutto perché ha questo rapporto
fortissimo con gli artigiani, ecco, e riesce a fare della sua opera non tanto un'opera di segnatura dello spazio, ma una sorta di operazione di trasmutazione alchemica dei materiali che lui mette in mano e fa lavorare sugli artigiani, perché la straordinarità di Carlo Scarpa, fino a quando realizza poi Possano, la gipsoteca di Possano, o piuttosto nel campo finale del Castelvecchio a Verona, ecco, riesce a far sì che il materiale parli in maniera diversa dalla propria vocazione più naturale, riesce a utilizzare il cemento armato per il cancello dell'ampliamento del cimitero di Altivole vicino ad Asolo, facendo anche lì, materializzando e conferendo una delicatezza, una capacità di muoversi su se stesso attraverso dei termini che è veramente sorprendente. Quindi è un'operazione di trasmutazione alchemica per cui nessun materiale è uguale a se stesso o risponde alle aspettative che noi gli assegniamo volta per volta. È sempre la magia della trasformazione della materia attraverso un rapporto strettissimo con questi due artigiani con cui si trova bene, parla in dialetto con loro, li scuote, li tratta anche molto male perché è una persona di grande ingresso, di poca complimentosità, di grande produttività e appunto assegnato da allora il modo di fare le mostre e da Bucarelli, lungimirante, in un caso perché era nel 56 per la mostra, poi lo farà la mostra di Bellini, ma era così autoriale Carlo Scarpa che pretendeva anche rispetto alla struttura museografica degli storici dell'arte di intervenire lui, decidendo lui se Bellini fosse adatto a stare in quella mostra o fosse andasse spinto dalla mostra stessa, per cui siamo nel decisionismo più diciamo contrattabile, però Carlo Scarpa così era. Ecco una mostra che ha segnato veramente la Londra a venire, è questa della Whitechapel, sarà del 56, con questo forse l'emblema più rappresentativo è questo montaggio di Richard Wellington che si domanda che ne sarà dell'abitare, sarà sempre così, e viene messo in moto un meccanismo che troverà soluzione parziale sia nella London degli anni 60, sia in certi film di Kubrick, sia nella dimensione diciamo autofagocitante della Londra che consuma anche i propri autori, vale a dire, mentre l'America è stata bravissima a imporre nel corso del tempo sia il tripping di Pollock e poi l'espressionismo astratto di Rothko, Reinhardt, Motherwell, Franz Klein e poi tutta la pop, come vedremo subito dopo, nel 64 in tutta Europa, ecco, Londra in qualche modo è stata corrosiva sia della pop, perché molto probabilmente tematiche pop nascono a Londra con Alan Jones e forse con lo stesso italiano Trasferto a Londra, Edoardo Borozzi, però Londra ha avuto sempre questa capacità corrosiva di non credere fermamente fino in fondo alle proprie prefigurazioni figurative, e quindi anche questa che era veramente il segnale di un'apertura che avrebbe sconvolto il mondo, in realtà passa come una meteora e verranno da certi frammenti presi soltanto come frammenti, come montaggi, come il montaggio di Hamilton successivamente. L'Italia è ormai in pieno boom economico che guarda addirittura un tema come quello del passare il tempo, e quindi una triennale del 64, tutta dedicata al tema del tempo libero, con l'allestimento di Vittorio Gregotti, di Vittoriano Duganò e di tutta la mia tradizione del razionalismo postbellico. E siamo alla biennale del 64, dicevo, quando il fenomeno pop trova un'esplosione planetaria, il premio Rauschenberg, e diventa un modo per in qualche modo segnare l'apporto, il contributo delle diverse personalità, perché tendenzialmente siamo portati a ritenere una omogeneità d'atmosfera quando si parla di gruppo, si tratta del gruppo Tiger, del gruppo Cobra, piuttosto che del gruppo
da salvaguardia negli anni 80 con il monitoriva, si tende sempre a trovare dei minimi denominatori, mentre in realtà giustamente, imperialisticamente, la cultura pop americana tiene essere segnata la propria inavvicinabilità, la propria inconfrontabilità, l'intesa di riuscire con il suo potenziale, diciamo, di coazione al metro ossessiva attraverso il pixel, Rauschenberg attraverso il recupero del trash, dello scarto, Rauschenberg che probabilmente ha visto a Roma le cose di Alberto Burri, quindi ognuno deve riconoscersi la propria autorialità e nella propria capacità di occupare uno spazio vicino all'altro, ma mai con l'idea di un'atmosfera diffusa e condivisa. Ecco, una mossa molto ottimista, questa che credo nessuno avrebbe ricordato, è questa del 67, fatta da da Maurizio Calvesi con i giovani leoni di allora, Vladimir Massoni, qualcun altro, lo spazio delle immagini, dove vedete quello che vedete in alto a sinistra non è di quel formato, è il catalogo dell'immagine, quindi l'immagine è un frammento della palla di Piero della Francesca per il Duca di Urbino a Brera attualmente, e cercava questa mostra di connettere il rapporto tra la modernità alla storia tradizionale dell'arte, quello che farà poi in termini molto più sofisticati e cerebrali sui popoli. Ma tutta la mostra, lo spazio delle immagini, nasce sull'idea di una continuità. Voi vedete che nella ricostruzione dell'ambiente di Ceroli c'è tutta la memoria dell'Antonello da Messina, del San Girolamo Mano Fubiolo, ma c'è tutta la memoria di una spazialità che è la condizione importante di tutto il rapporto tra oggetto e spazio, tra pittura e collocazione in uno spazio prospettico della cultura italiana. Un elemento, una operazione molto importante sulla fine degli anni 60, voluta da Lia Luma e dal marito Marcello Luma. Lia Luma è stata la grande gallerista, attualmente la grande gallerista di Cambridge, di tutti i grandi nomi del mondo dell'arte contemporanea. Ecco, i suoi inizi avvengono a Salerno, ad Amalfi, scusate, con il Marcello, con il marito Marcello Luma, che ha una vocazione teorica perché produce e pubblica dei libri dove pubblicano per la prima volta da Filiberto Menna, ad Angelo Trimano, quindi ha una doppia anima, una parte divulgativa, non didattica, perché sono opere che ancora oggi bisognano di molto tempo di meditazione, quindi escono una serie di volumi teorici, tra cui anche un indice Mano Celant, e dall'altra la possibilità di costruire mostre, ma come fatti performativi in loco. Credo che era un problema, Marcello Luma era un imprenditore, credo che fosse anche un problema di fare autonomamente, senza il supporto, diciamo, istituzionale, che dovesse improvvisare delle cose un po' performative e anche avesse su un po' alla buona, senza grande disponibilità di mezzi. Però sono state opere che hanno segnato una cosa assolutamente mondiale, perché fanno la loro comparsa per la prima volta in maniera pubblica, tutti assieme giovani dell'arte povera, diciamo, sotto la stretta osservanza di Germano Scella. E siamo ho insistito molto sulle mostre di Roma e del Palazzo delle Esposizioni, perché noi ci siamo abituati a dirigiarci, a non vedere mai. Io faccio ogni anno, i miei studenti, la mostra si chiama Italia al Centro, perché tutti guardiamo sempre agli architetti internazionali, alla nostra Systems, a Adid, a Libes, e non guardiamo mai all'importanza e al ruolo che hanno avuto gli architetti italiani, prima citavo Albini, Dardella, eccetera. Però mi piace sottolineare che noi abbiamo avuto veramente dei momenti straordinari. Questo senza nessun rapporto privilegiato da parte mia nei confronti di Achille Bonitoliva, però credo sia stata una svolta mondiale e dal punto di vista espositivo e dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista dei contenuti e anche dal punto di vista dell'allestimento. L'allestimento era stato affidato, come vedete qua, a Piero Sartogo e a sua insaputa, credo che Sartogo non sappia,
ha preso un tema molto bello, che è questo del ricorso all'elemento diaframmato, alla trasparenza. Abbiamo visto spesso il ricorso alla trasparenza, vuoi nella sala delle medaglie d'oro, alla stessa triennale di Milano, Albini, Missoni, ecco, molti hanno fatto questo. Ma Piero Sardò, in questo caso, lo ribadisco a questo punto, spero che non sia qua a sentire, riprende un tema dello spazio oltre lo spazio, guardate, è un tema che viene da Andrea Palladio. Quando Andrea Palladio a San Giorgio Maggiore o al Redentore realizza questa apertura dello spazio, diciamo, dell'abside presbiteriale per sfondare verso il coro, uno spazio quindi oltre presbiterio, lo fa attraverso il ricorso a un sistema di colonne pinate, di pilastri, vale a dire, allude a una spazialità oltre di cui tu senti che ti devi fermare sulla soglia, non oltrepassare niente, ma percepisci che c'è tutto il resto dentro. Il resto era lo stato del cantore, diciamo, chi seguiva all'interno loro del convento le funzioni, ecco. E quindi la bellezza di questo ricorso allo spazio diaframmato per pura allusione di uno spazio oltre è mutuato da Sartorio attraverso questa affrescatura continua del Palazzo delle Scrittori, che voi sapete è un'opera di Pio Piacentini della fine dell'Ottocento, anche in una sua, diciamo, trita e triste, diciamo, funzionalità, ma soprattutto con uno suo errore dimensionale che volta per volta credo crei ai vari curatori, ai vari allestitori problemi di immaginare. Ecco, Sartorio in quel caso non può traballare questa idea della dissolvenza della spazialità oltre attraverso questo sistema cinghiato di trasmissione che permette di guardare oltre verso l'alto, di sfondare ancora verso l'alto, ma ti costringe anche a rimanere alla quota giusta, alla dimensione giusta per vedere le opere. E le opere sono tutta una sequenza di spazi dedicati che ogni artista tratta, da Fabio Mami con la superficie lunare, a Gesù Guardiani, a Castellani, veramente, ma questa del 70 è l'estremo arrivo di una serie di piccole mostre, anche più intimiste, di Achille Bonitoliva, una si chiamava Amore Mio, realizzata a Montepulciano, l'altra si chiamava Persona, realizzata a Belgrado, e l'altra si chiamava Trame dell'arte, di cui farò un'edizione successiva a Palazzo Colonna a Genazzano, ma che aveva anticipato in un luogo della Sicilia, ad Acireale, in cui si alternava lui, Filiberto Menna, e Ettore Mussa, il povero Ettore Mussa, a fare ogni anno una mostra, ti ricordi Daniela? Ecco, e queste tre mostre sono state l'incipit e, diciamo, in luce la fucina per questa grande, sconvolgente e incredibile operazione espositiva di Vitalità del Latino. E poi cominciano anche all'estero a mutuare dalla tipologia italiana il tipo di mostre quadriennali, tant'è che Casse negli anni del dopoguerra inventa, documenta, questo è il documento più importante, quello di Harald Zeman, che è stato un grande inventore di mostre, un po' come da noi lo sono stati, lo sono Celant o Achille Bonitoliva, ma Harald Zeman aveva una marcia diversa, perché mentre per noi si è sempre trattato, per tornare ai nomi di Germano Celant a Achille Bonitoliva, di essere anche un po' autori, vale a dire i nostri critici storici hanno sempre avuto il limite di identificarsi autorialmente nell'opera, come se l'opera fosse il pezzetto dell'artista coinvolto, ma soprattutto del critico che la studiava. Ecco, Harald Zeman, con il prodotto di Soutelle, hanno sempre fatto della condivisione spasmodica del quotidiano dell'artista il senso della mostra tutta esclusivamente dell'artista. Non so se mi sono spiegato. Ecco, siccome io non ho infringimenti, mi piace pensare questo, che è un po' anche il limite della bellissima mostra di Sargentini attualmente alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. In fondo il limite di Sargentini, e parlo di un gigante, qui ha dedicato anche una mostra a Bur, giustamente, vittoriamente, è sempre stato quello di sentirsi un po' autore dei suoi autori. E quindi se lui assume da grande un artista come Stefano Di Stasio, Stefano Di Stasio diventa grande quando è toccato, è unto dal Signore e ha avuto la sua operazione sulla via di Damasco rappresentata dall'incontro con Sargentini. Tutto il resto, quello che
precede non conta. Io credo che tutto, anche i nostri primi vagiti, le nostre cose, siano stati importanti nella nostra formazione, nelle nostre deformazioni. Ecco, per Sargentini deve essere omesso tutto quello che non riguarda la, il marciare in parallelo con lui, in sintonia con lui. Per cui questa sua presunta autorialità, che è un po' il limite che ho rappresentato anche a Achille Molitoreva, è un po' il limite che riconduce a una dimensione troppo localistica il fare dei nostri storici. Mentre il Porto sul Tevere, a Razzina, fino a Obrist, cioè, sono persone che lavorano a strettissimo conto, in maniera quasi insopportabile, una condivisione esasperata e spasmodica proprio della vita degli artisti, per cui si fa di tutto per portare fuori esclusivamente il senso materiale, politico, estetico solo dell'artista. Una occasione incredibile per la cultura del design italiano è la mostra curata da Ambas a New York a MoMA, l'Italian Domestic Landscape, dove le ricerche sul piano del design, mi interessa in questo caso farvi vedere cosa è il design, ma mi interessa farvi riscoprire l'esservescenza di un'officina creativa come quella, come l'asse, che non si sente mai parlare, tra Torino e Firenze. Di solito si parla di una dimensione milanocentrica, romanocentrica. Ecco, negli anni 70, grazie alla direzione di Domus, di Casabella, scusate, la rivista più ortodossa dell'architettura italiana, più rigorista, più selettiva, sorprendentemente diretta a suo tempo, fondata da Gio Ponti, che poi va a fondare Domus e Stile, ma di, inventata all'inizio come la Casabella nel 28, appunto da Gio Ponti. Poi è stata sempre condotta naturalmente da rigoristi giansenisti della cultura architettonica e artistica, penso a Rogers, penso a Manfredo Tafuri, penso a Vittorio Gregotti, attualmente lo è Francesco D'Alcò. Ecco, per un quinquennio c'è stato un pazzo scatenato che ha diretto Casabella, indispensabile e impossibile, che era Alessandro Mendini. Però Alessandro Mendini, nella sua comunità democristiana, di poter guardare ai valori di tutti, ha raccolto l'enclave piemontese degli sfigati che non se ne occupava nessuno, da De Rossi a insomma, nomi che oggi non direbbero più nulla, che però continuavano a creare delle cose nella loro solitudine, nella loro esasperata lontananza da tutti, così come a Firenze, che però erano un po' più bravi e si organizzavano compatti in forme in enclave, e allora c'erano il superstudio di Archizu, il 991, gli UFO, ecco, tutti questi vari personaggi da cui fuoriescono come solitudini, Ugo La Pietra o Gianni Pettena, ecco, però tutti quelli, il gruppo toscano e il gruppo piemontese trovano, diciamo, rispondenza in questa sorprendente gestione da 5 anni di Casabella e Mendini, che dà spazio a tutto quello che non è ortodossia, ecco, e di tutto questo viene dato conto in questa mostra straordinaria con un catalogo bellissimo del MoMA di New York nel 72. Un po' di mostre, ecco, nel 73, la grande mostra nel parcheggio di Villa Borghese, la grande intuizione di Achille Molitoreva di far allestire una mostra a quello che avrebbe dovuto inaugurarsi nel parcheggio sotto il corpatoio di Villa Borghese, la mostra si chiama Contemporanea, anche qui con la precarietà di un allestimento che Sartori questa volta affida alle reti, alle semplici poco costose reti di pollaio, però che creano dissolvenze incrociate, per un allestimento anche straordinario, in cui la compresenza di numerosissimi artisti, la presenza puntuale di numerose performance, da quelle di Fluxus a quelle di Luigi Ottani, che per la prima volta si autorappresenta come un pacchino, ecco, danno la possibilità di vivere un mondo straordinario, un mondo straordinario, un mondo di creatività veramente incredibile e veramente segnato. Al passo delle esposizioni, attraverso un oscuro assessore alle politiche culturali, si chiamava Renzo Ligio Filippi, avvengono delle cose incredibili, come le mostre curate da Maurizio Sacro dell'Arco, con l'allestimento di un altro personaggio, un po' alla fama nostrana, alla Verdone, che è Maurizio
Savigno, purtroppo non ho immagini dell'allestimento, adesso corro, che sarebbe interessante, non so il tempo, una grande, come si dice, diluita nel tempo, siccome ho detto, in altri anni, a Münster negli anni 70 nasce la decennale di scultura, che è tra le occasioni espositive più imperdibili al mondo. Si realizza ogni 10 anni, tutti i più grandi scultori sono passati da Münster, o si è passati da Münster o non si è. E tutto naturalmente giocata non sull'allestimento, ma sull'occupazione dello spazio, che è molto spesso diventa spazio definitivo, perché è un posto straordinario. Beaubourg apre a metà degli anni 70 subito un grande concorso internazionale, sorprendentemente vince Renzo Piano con Rogers, questa sorta di raffineria all'interno del centro storico di Parigi, vicino all'esame, e Parigi, per ricondurre a sé una sorta di riduzione ad unum, la primazia delle arti, come aveva sempre avuto fino all'avanguardia francese dell'impressionismo, poi nel Novecento perde qualsiasi forma di centralità e Beaubourg reinventa in maniera molto scaltra una propria nuova dimensione centrale nel dibattito culturale espositivo e si inventa la mostra Paris New York, in conseguenza Paris Berlin, Paris Moscou, Paris Paris e ultimo, omaggio d'Italia, la famosa mostra del realismo su tutto quello che è stato il ritorno della Pella d'Oro del Novecento, della Sarfata, come dicevo prima, e di questo vi faccio vedere alcune immagini velocemente. Questo è Paris Berlin, Paris Moscou. O tenete presente che la potenza di Beaubourg, del centro Pompidou, è stata quella di poter fare in maniera capillare, spasmodica, tutte queste mostre che dovevano diventare mostre che mettevano una sorta di chiusura tombale sul piano delle ricerche. Solo la Fiat negli anni 80, come vedremo nel Palazzo Grassi, farà la stessa operazione da Caterpillar, che su questo abbiamo detto la nostra parola e non ci sarà più nulla da aggiungere. Però ovviamente erano mostre di studio, di approfondimento pazzesco in cui lavoravano schiere di collaboratori, di esegeti, di filologi impressionanti, coinvolgendo tutte le discipline, dalla letteratura alla pittura alla musica. Solo Beaubourg poteva permettersi Paris-Paris, quando si tenta di riaccreditare una centralità unica e univoca la città di Parigi. Ecco, un'altra scoperta è con la Biennale dell'80, con l'utilizzo dei magazzini del Sale, dove Bonito Riva, con Aperto 80, lancia il suo gruppo compatto della Transavanguardia. Non mi interessa tanto per la mostra della Transavanguardia quanto per la occupazione di spazi diversi, perché altro pregio, voi ricorderete, alcuni di voi magari quel più grande ricorderanno una mostra bellissima che fu alle Mura Aureliane, Avanguardia, Transavanguardia, con l'allestimento di Costantino Dardi, dove sembrava di stare in una sorta di campamento principi orientali, sembrava un po' tra Paul Ball, il tè nel deserto, di essere appena usciti dal tè Ninza di Tangeri, e un po' anche un altro film molto bello, La Loren d'Arabia. Ecco, con queste tende addossate alle mura aureliane, tra le cose più affascinanti, la mostra di per sé è un po' raccogliticcia, come spesso capita da film, però diciamo, è allora più interessante in questo caso, perché sua è sempre l'invenzione poi del mondo. No? E questo è molto importante, non è mai scontato, non è mai banale nel suo rapporto con la scelta del mondo, diciamo, è un gesto artistico a cui lui tiene moltissimo. E anche questo aveva fatto prima i magazzini del Sale, che erano quelli su cui probabilmente aveva le mira, perché aveva un figlio di accanto, il video Vedova, insomma, e dove c'è adesso la Fondazione Vedova. Una mostra che purtroppo è stata una sorta così di pietra tombale temporanea sulla ricerca architettonica italiana è stata questa molto scaltra strada nuovissima di portoghesi che per la prima volta occupa le corderie dell'Arsenale, luogo dove si realizzavano nel 500 e nel 600 le corde, e chiama 20 architetti di generazioni e di linguaggio molto diverso tra di loro e chiede ad ognuno di realizzare
proprio frammento di facciata. Questo voleva dire, diciamo, pure una sorta di dimensione caricaturale, la pittura che si esternava solo attraverso la facciata. Sotto il vestito niente, dietro la facciata non c'era nulla, ma soprattutto voleva ricondurre a un rapporto con la storia che molti, lo stesso portoghese, hanno avuto in tempi non sospetti molto preciso e anche molto importante, che era quello del rapporto sul piano metodologico, vale a dire la storia, che non è mai registra vita, come si dice, però la storia serve a capire e forse a evitare, no, nuove cadute e forse ad avere più salvezza, come dire Bergami. E no, la storia intesa nel suo portato metodologico è utilissima. La storia ridotta a, diciamo, un magazzino di materiali preformati a disposizione diventa una devastazione globale. Non è un caso che molti architetti si sforzino di prendere frontoni, colonne, capitelli, tutti gli oggetti decorativi quasi a coprire il vuoto progettuale che c'è dentro. Quindi la storia come orpello, come materiale d'uso e consumo che serve solo ad adornare. Per cui in tutte le città di provincia nascevano architetture con il frontone, il capitello, la colonnina. Ecco, io ritengo che questa mostra, nella, diciamo, straordinarietà di aver ottenuto l'attenzione al mondo dell'architettura da parte di pubblici incontrollabili e veramente universali, tant'è che anche anni fa ha cominciato ad avere una rubrica di architettura, prima l'architettura non se la fidava nessuno, al massimo c'era la rubrica di Espresso. Ha avuto la capacità questa mostra di portare l'architettura e l'attenzione al design a livello mondiale, quindi tutti si sono cominciati a occupare. Ha avuto il difetto, così dice, mostruoso di rendere possibile pensare che la storia sia un materiale preformato a disposizione. Per vanità ho messo, ma perché mi ha obbligato il mio collaboratore, a mettere alcuni duetti che non sono stati marginali tra la fine degli anni 70 e degli anni 80, un evidente provo Enzo Cucchi con Dario Passi, Roberto Barni con Adolfo Natalini, Davide Paolini, Franco Purini con Giuseppe Uccini, Cantafra con Carlo Maria Mariani, Boetti con Sozzas, Gregotti con la Montessori, Lentini con Ottani. Cioè, ho cercato di attraversare i saperi dell'arte e dell'architettura attraverso affinità elettive dove ciascuno manteneva la propria autonomia, ma ognuno guardava, diciamo, aveva lo sguardo rivolto all'altro per capire quali erano gli elementi di continuità e di rottura, ma non per costruire cose, diciamo, assoluzioni generali, ma perché questo sguardo incrociato permetteva la crescita comune. Ho fallito con tutte le cose della mia vita perché gli artisti venivano a guardare gli artisti guardavano gli architetti, quindi non ce l'ho fatta neanche in quell'occasione. E, altra mostra incredibile sulla, parlavo prima di dematerializzazione, ecco, questa idea del desimmaterio dell'85 a Coburg, dove l'opera d'arte non si sa più che cosa sia, che consistenza abbia. C'è Peter Eisen, un architetto americano, che costruisce in Ohio un museo, voi sapete che i musei contemporanei hanno tutte delle eccedenze figurative, perché ormai sono musei di se stessi, preso il museo di Zadig di Maxi, però è difficile capire a che cosa possano essere destinati. Io credo che nel museo di Zadig si possono mettere delle figurine che danzano, ecco, danzatori di musica contemporanea, qualcuno che suona il flauto, ma è un delitto appendere un quadro, nel senso è una spazialità talmente legata alla propria auto celebrazione che qualsiasi elemento diventa un elemento di disturbo, un elemento che mette in crisi il senso della fluidità spaziale piranesiana come l'ha concepito Zadig. Ecco, e addirittura nell'Ohio, al Cincinnati Ohio Center d'arte di Peter Eisenman, negli anni 90 lui realizza un museo dove non c'è nemmeno la definizione spaziale, ma c'è una sola allusione alle possibili spazialità, proprio quasi a sottolineare l'indeterminatezza dell'opera come è attualmente e come sarà in futuro, perché questo spazio indicibile e inafferrabile la dice lunga invece su quello che sarà il carattere immateriale dell'opera, cosa sarà l'opera del domani. E una mostra molto importante, che anche qui ha avuto un
prodromo molto bello di un intervento che fece Cunellis negli anni 70, non mi ricordo, ma lei potrebbe chiarirmelo, se all'albergo della Lunetta a Campo dei Fiori o all'albergo del Sole a Campo dei Fiori. Cunellis ed Emilio Prini intervengono in queste due stanze d'albergo e mi ricordo che uno fa una grande asla scalpellando tutta una parete di le pareti della stanza e all'interno di questa asola, diciamo con le forme, inserisce delle palline. Siamo alla metà degli anni 70, ecco, questa mostra Chandra B, che è una mostra pubblica, ma è una mostra privata, ospitava all'interno di spazi normali, di uso quotidiano, di interventi di Burel, di tutti quelli che vedete qua, ma sempre a cavallo tra grande mostra istituzionale, ospitata tutta da privati cittadini che si rendessero disponibili a queste ospitalità d'alto mondo. Magicien de la Terre, in cui la dimensione antropologica viene scoperta e segna sia il design che le installazioni che le ricerche artistiche, e da cui verrà fuori la straordinarietà di personalità che, ritornando alla dimensione antropica guardando al centro della Terra come Magnifica Pur, possono pensare a una forma che neghi la forma stessa, vale a dire il rapporto ancestrale con l'arcaico, con il mito, quello che Giuliano definisce un rapporto tra eros e magia, vale a dire il senso del nostro e del posto delle cose. Giuliano, ti ricordo che è un grande autore rumeno, molto legato all'Iliade, collegato a un terzo Elie Zolla, che hanno avuto molte frequentazioni anche romane e da cui deriva molto di questa cultura che guarda la relazione così stretta connessione tra l'uomo, la natura, le forme ancestrali della ricerca. Ecco, nel corso degli anni ho fatto anche alcuni interventi legati a progetti di architettura, come questo di Alberto Burri, con l'idea della memoria dei liti di Ravenna in lontananza, la memoria di Macarena di Nave rovesciata, portando sempre gli autori sul posto e cercando con loro di capire quale fosse il senso da dare all'operazione, all'intervento artistico da realizzare in quel luogo. L'ho fatto con l'idea della città di Ravenna Contata, Montessori e con Mario Cero, Mettere Sordini. Mi piace segnalare che l'ultimo in basso a destra è un lavoro che fortunatamente ho fatto fare a due artisti e a un architetto di cui si sono celebrati stamattina i funerali, Dario Baffi, a cui rivolgo un caro ricordo, ecco, e costrinsi questi autori a mettersi fisicamente assieme, a elaborare un progetto a sei mani per dar conto delle memorie della città, siccome questo intervento andava realizzato, era per la sede del Messaggero a Viale Castrense, allora volevo che si restituisse il clima di quegli anni, degli anni 30 e degli anni 40, in cui quell'edificio era stato realizzato e in qualche modo con la Sargentini, non sono autore, ma sono evidentemente accompagnato loro tre che credo che andassero molto d'accordo, che non si conoscevano, per fortuna uno, Paola Mandolfi si è contestata per una parità comune, ma con Dario Passi, insomma, qualche turbolenza c'è stata e sono usciti alcuni capolavori come questi. Dardi, mi piace ricordare Dardi, abbiamo parlato molte volte nel Palazzo dell'Esposizione perché è stato il primo a intervenire, diciamo, in maniera definitiva e definitoria all'interno del Palazzo dell'Esposizione, che è quello che è, nonostante poi gli allestimenti successivi, è intervenuto anche De Lucchi, è intervenuto il gruppo PDR, lo stesso gruppo che ha realizzato e progettato la stazione dell'alta velocità alla Tiburtina, però Dardi ha segnato inesorabilmente il senso della spazialità del Palazzo delle Esposizioni. Celant, la mostra del 94 del Guggenheim, che ripercorre la ricerca italiana dal dopoguerra ad oggi, al 68. La grande operazione del gruppo Fiat di Agnelli, che acquista negli anni 80 a Palazzo Grassi e porta a livello universale il senso della conoscenza, come aveva fatto il Bocuno con il mostro Aurorani, il pari 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 berlè, pari. Loro lo fanno su tematiche che vogliono portare attraverso la confluenza di una schiera illimitata di
collaboratori, di studiosi, di specialisti, loro fanno la prima futurismo, futurismi sul futurismo nel mondo, poi sui greci, la prima mostra sui greci, la mostra sugli etruschi, la mostra sul Rinascimento. Ecco, loro fanno quel prazo con l'allestimento di Deo Lenti, la mostra sulla metafisica, fanno quel prazo con gli allestimenti molte per volte diversificati, il centro, diciamo, una collazione di studiosi e di studi che diventa, come si dice, universale e intoccabile, almeno per molti anni. E si caratterizzano anche loro, anche qui a Palazzo Grassi, per quello arrivo sempre a definizione attraverso le uscite editoriali di grande peso, di grande importanza, di grande rilevanza, per cui dai cataloghi di Beaubourg degli anni 70 ai cataloghi di Palazzo Grassi sono tutti non toni come quelli di adesso, per eccesso di peso, di appesantimento al mandrone, ma sono toni irrinunciabili e indifferenti. La mostra che segna prepotentemente l'ingresso dell'operazione artistica nella dimensione finanziaria, così come le bolle finanziarie, è quella del gruppo Saatchi & Saatchi, il gruppo di pubblicità e marketing, che diventa da allora, da quegli anni, il vero motore, diciamo, il vero elemento determinante delle oscillazioni macroscopiche, fuorvianti, no, delle valutazioni artistiche. Pensate ad Amiel List, a Jeff Koons, allo spasmodico puntuare dei costi in base ai passaggi in asta e passaggi attraverso da un gruppo finanziario ad altri. Ecco, con questa mostra Sensation, la straordinaria mostra di Kiefer all'Angel Bicocca di Milano. E ci stiamo avvicinando alla fine, dicevo prima della mostra attualmente Palazzo Grassi, assieme alla Dogana Vecchia, sono state comprate dal gruppo di Pinol, e la mostra dell'estate scorsa è dedicata a Damien List, che nasce appunto con Sensation. Vi ricorderete probabilmente che Damien List, il famoso pesce cane di formaldeide, con i processi per la decomposizione del processo pesce, e questo addirittura con la trovata della scoperta di una nave di un libertino su cui sarebbero state trovate queste sculture ciclopiche gigantesche, che però pare ci sono già venute tutti a qualche magnate russo prima dell'apertura della mostra. Quindi questo è ormai uno dei versanti dell'arte contemporanea, il versante, come ho definito io, della bolla finanziaria. Allora, qui è impossibile giudicare, no, dal punto di vista della strumentazione solita, consueta, perché siamo nel mondo della pura, come si dice, libido, creativa, tutta demandata naturalmente. Ecco, e come curiosità, secondo me, non so ancora se essere particolarmente grato a Cristina Collo, che è una dei più belle oro, i 19 primi direttori di museo degli Ardari, nel senso che premio da Fauna grazie alla riforma Franceschini, e lei è stata assegnata alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, anzi vuole che la si chiami la Galleria Nazionale, in questo facendo probabilmente incavolare tutti gli altri direttori di Gallerie Nazionali, perché c'è la Galleria Nazionale dell'Umbria, la Galleria Nazionale delle Marche, invece questa si chiama solo la Galleria Nazionale. Devo dire, riconoscere che nella bellezza di avervi aperto, svegliati bloccati, che ha aperto le finestre e fatto passare la luce e l'aria, c'è molto di gratuito negli accostamenti, non accostamenti giudiziosi, ma negli accostamenti alcune volte, diciamo, grande presa e di grande enfasi. Potete immaginare il salone con l'erba relica, con il mare di Pascale davanti, il pennone dietro, chiaro che fa effetto a tutti. Quanto poi domandarsi il senso di un'operazione del genere, perché mette in crisi il carattere che deve avere il Museo Nazionale, perché il Museo Nazionale nasce come un'operazione didattica, che se volete pedantemente didascalica, non celebrativa identitaria, ma sicuramente deve avere qualche, diciamo, rispondenza del piano della tradizione disciplinare, della possibilità di farti percorrere storicamente. Non sto dicendo che non va bene, grazie a Dio lei è riuscita a decomplicare
giudicare le visite dal punto di vista della valorizzazione, Franceschini deve ritenersi pienamente soddisfatto, perché il museo è sempre pieno di gente. Mi domando se questo eccesso di successo non sia lesivo rispetto all'improponibilità di tre grandi foto di Gabriele Basilico, non foto vintage, ma foto fatte a riprodurre, stampare un grande, come dico io, con un termine un po' grotto, antropologo attualmente, messe vicino a un quadro di Palizzi, perché sia Palizzi, che non è più il solito Palizzi dei Gasinelli, della dimensione così campestre e della memoria contadina e favoristica, ma il Palizzi dei Rocchi del Foro Romano, ecco, possa aver senso accostarlo alle foto di Gabriele Basilico, che anche lui ritrae dei Rocchi nei Fori Romani. Ecco, credo che sia molta gratuità, ma molta anche, come si dice, ricerca dell'effetto, come il Mario Pascali sullo sfondo dell'Ercole Liga. Però continuo a dare fiducia, perché mi pare che abbia un'intelligenza luciferina, e quindi questa, che mi auguro possa essere presto trasformata, come lei è stata brava a dare un termine ai passi di Alfredo Pirri, nel senso che hanno condizionato per 5 anni l'ingresso alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna in maniera un po' autoritaria nei confronti di tutte le altre opere esposte alla Galleria Nazionale. Vedo tremare la Nicoletta Cardano, perché credo che non sia assolutamente d'accordo con me, ma tanto lei lo sa che è sempre un'avventura di Vitale Boschini. Quindi, allora, ha fatto bene la Collo a togliere la sempiternità di passi di Alfredo Pirri, perché non si poteva condizionare l'immagine della galleria a una necessità per forza di passare sugli specchi infranti, che possono andare bene in un'occasione dispositiva temporale, ma non per l'eternità. Detto questo, voglio dire, se ha coraggio di trasformare questa, che va benissimo come azzardo, come lancio di sasso di Lozano per 6 mesi, per un anno, ma non come definitorio allestimento della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, che non vogliamo ritornare ad essere la galleria della Parma Bucarelli. Grazie, scusate.